Ciao ragazze, ciao a tutte, benvenute o ben ritornate sul mio canale. Nuovo video chiacchiericcio e che ve lo dico a fare, ho ricevuto un altro regalino. Quindi vi faccio vedere che ho ricevuto questo pacchettino, guardate, stracolmo di creazioni. Ho ricevuto questo pacchettino da Maria Rosaria del canale Annarello Gioielli, una ragazza simpaticissima che io seguo veramente da tantissimo tempo e mi sono anche ispirata a lei per aprire il mio canale YouTube. E mi ha fatto tanto piacere comunque stringere amicizia con lei e poi anche il regalino, visto che è arrivato senza nessun preavviso, mi ha fatto veramente veramente piacere. Vi faccio vedere cosa tutto mi ha inviato. Allora, qui adesso svuotiamo un po'. Praticamente ogni creazione ha la sua scatolina o il suo sacchetto. Ecco qua, poi c'è anche il bigliettino. Di auguri di buon Natale. Cominciamo con una scatolina a caso, anzi bugia, mettiamo da parte la creazioncina preferita e ve la faccio vedere per ultima. E cominciamo da questa scatolina. Praticamente tutte le cose che vedrete qua trovate i video sul suo canale, quindi se non la conoscete andate a dare un'occhiata perché è veramente bravissima. Allora, cominciamo da questa scatolina che praticamente è fatta di riciclo creativo, quindi sul suo canale trovate il video per realizzarle anche voi con delle riviste vecchie oppure dei libri che non leggete più. E dentro ho trovato dei braccialettini, questi estivi molto molto carini, sono rigidi. Eccoli qua, guardate, sono carinissimi, per l'estate faranno sicuramente un figurone. Abbiamo questa scatolina dove qui dentro troviamo questo ciondolo celeste realizzato con gli Swarovski, molto molto grazioso. Qui dentro abbiamo un coordinato dove troviamo il braccialetto con gli alberelli di Natale, proprio in tema natalizio, questo è veramente carinissimo per la cena di Natale. Ora ecco, stavo cadendo. Questi sono gli orecchini in abbinata, sempre con gli alberelli e con le pietre verdi. Poi abbiamo questo sacchetto per profumare la biancheria, infatti non lo vedete nella sua scatolina perché praticamente io questo l'ho già utilizzato, l'ho infilato subito nel cassetto e mi ha profumato praticamente tutta la roba. Poi abbiamo un segnalibro, io vado matta per il segnalibro, mi piace tantissimo leggere e ne ho di tutti i tipi. Mi mancava questo plastificato rigido. Qui dentro cosa abbiamo? Che non ricordo più, no, qui dentro non c'è niente. Poi ci sono questi uncinetti per cotone. E Tuncis in fondo ha lasciato la creazioncina che mi è piaciuta di più. Allora, si tratta di una bambolina con il vestitino a uncinetto che è veramente graziosa. Poi a me piace tantissimo usare questi ciondoli lunghi, infatti penso che le utilizzerò un giorno sì e l'altro pure. Maria Rosaria, grazie infinite per tutti questi bei regali, ho apprezzato tantissimo il tuo gesto e ragazze, noi ci vediamo al prossimo tutorial. Un bacione, ciao!